Correva l'anno, forse agli anni 80 o agli anni 90. Eravamo a Bra, una ridente cittadina del Piemonte. In quegli anni lì nasceva Danilo Lusso, quello che poi diverrà un famosissimo giornalista. Ma questa è un'altra storia. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame et messieurs, in diretta dagli studi di Via Gianoglio di Brown the Rocks, lo sportivo di lusso. Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino! Andiamo a prenderci la coppa! Andiamo a Berlino! Buonasera amici sportivi di Radio Bra on the Rocks, dal vostro Danilo Lusso, il vostro speaker sportivo. Allora, lunedì 7 dicembre, ebbene sì, domani è l'Immacolata, quindi state facendo gli alberi di Natale, state facendo i presepi, state mettendo le luci, non state facendo niente, non importa, comunque siamo lì che il periodo natalizio, insomma, si sta già respirando il Natale. Io, venendo a piedi qui negli studi radiofonici, ho visto già i balconi addobbati, le case, l'illuminazione comunque natalizia che il comune di Bra ha già provveduto ad accendere, quindi insomma si sta già respirando il Natale nonostante questa emergenza Covid che sta andando avanti. Domenica dovremmo diventare zona gialla al Piemonte, comunque continuiamo a rispettare le regole, ma soprattutto cerchiamo di viverci un Natale di responsabilità, ma un Natale anche sportivo, perché comunque lo sport non si ferma e quindi continuerà anche noi. Io ve lo dico già, andremo ancora in onda i prossimi due lunedì, quindi fino al 21 di dicembre, poi riprenderemo dopo la Befana, quindi insomma tanto sport anche da mettere sotto l'albero, perché insomma un po' di sport da regalare fa sempre assolutamente piacere. Io ovviamente comincio salutando e ringraziando, così vado un do, faccio ridondante, l'amico Francesco Checco Matera. Ciao Checco. Ciao, oggi Danilo. Perché c'è la turnazione, perché insomma dei registi, finché io non comincerò fino al 2070, quando io non imparerò più o meno. Regia, però insomma no, ho promesso a Marco Rock, che saluto, ci siamo sentiti su WhatsApp in questi giorni, gli ho detto che nelle vacanze di Natale faccio un fioretto, voglio imparare a fare regia, quindi vedremo se la Befana mi darà il carbone o mi darà... Fai fioretto nel senso lo sport. Lo sport, esatto, di vedere se riesco a imparare a fare regia. Allora, mi raccomando, brownderocks.it, scaricate l'app, Play Store, Apple Store, Spreaker ad ascoltarci, poi i podcast lì e su Spotify, 349-192-7726, i numeri invece per poterci ascoltare. Allora, quella di oggi, la puntata numero 43. Io però, prima di parlare di quella che è l'argomento di oggi, la disciplina sportiva di oggi, io, come sapete, voglio fare un angolo, io la chiamo la carrellata. Io ho un po' di nostalgia quando dico questo termine, perché nelle puntate, diciamo così, pre-Covid, fino a quando non è scoppiata questa menata, questa grossa rottura di scatole che ci sta attanagliando da quasi un anno, io dicevo la carrellata e riempivo metà puntata con risultati, classifiche, vari sport. Purtroppo adesso è molto tutto scarno e quindi si fa quel che si può. Allora, io partirei dal basket, perché ovviamente io parlo sempre del mio e nostro amico che è Giancarlo Ferrero, capitano della Pallacanestro Varese di Serie A. Di basket, ieri si è giocata la partita, Varese che ha ospitato a Masnago l'Olimpia Milano, e purtroppo insomma l'Olimpia Milano lo sappiamo, una corazzata. Varese che non è riuscita a scalfire quella che è questa potenza cestistica italiana, ma che soprattutto fa tanto bene anche in Eurolega. Lo sappiamo che l'Olimpia negli ultimi anni è sicuramente la squadra da battere, la squadra del coach, e insomma è diciamo poco, Ettore Messina. Comunque, partita di ieri dove Milano ha vinto 96-70, quindi uno scarto importante. Il nostro Giancarlo non è ancora sceso sul parquet, perché io ve lo ricordo, sta recuperando da questo problema al piede che lo, diciamo così, costringe box già da un paio di settimane, però so che Gianca sta lavorando per tornare sul parquet quanto prima. I suoi compagni comunque ieri hanno cercato di lottare fino all'ultimo, 18-20, 14-35, 18-22, 20-19. Diciamo che il secondo quarto è stato un po' un disastro per i varesini di coach Massimo Bulleri del Bullo, però spiccano sempre i 23 punti del mostro Scola, quindi Varese che ci ha provato, però si sa che con Olimpia Milano, se non fai la partita perfetta, la sconfitta è già praticamente scritta. Allora, adesso prossimi turni per Varese, 13 dicembre ore 18:30 in casa con Reggio Emilia, sempre all'Ener Xenia Arena Masnago, il Palla Masnago di Varese, e poi invece trasferta pre-natalizia il 20 di dicembre
alle 18:15 in quel di Venezia contro l'Umana Reyer. Quindi insomma due impegni non di poco, quindi speriamo, facciamoli in bocca al lupo ai nostri amici varesini, ma soprattutto al nostro buon Gianca, di ritornare quanto prima e di tornare anche a fare punti. Adesso invece vi parlo di calcio, serie di girone A, il girone del Bra. Allora, qui però bisogna dirlo, la sfiga è sempre dietro l'angolo, perché superato il problema Covid, dove anche il gruppo squadra del Bra si è negativizzato, quindi giocatori che sono tornati al completo ad allenarsi, perché ve l'avevo detto che anche il Covid aveva fatto capolino in quel degli impianti sportivi dell'Attilio Bravi, però insomma si era superato tutto per il meglio, si doveva giocare il recupero con il Vado ieri alle 14:30, è arrivata la neve, c'è stato il rinvio forzato per non rovinare il campo spalandolo, quindi adesso partita che in teoria è programmata per dopodomani, mercoledì 9 dicembre alle ore 14:30, stasera, stanotte, domattina danno di nuovo neve, speriamo che in teoria ne vengano 2-3 centimetri, speriamo di che si possa giocare, se no si rinvierà di nuovo, e Bra che domenica prossima andrà a far visita a Lavagna, alla Lavagnese, quindi però speriamo che i giallorossi possano perlomeno recuperare la partita con il Vado. Non ha giocato il Bra? Non hanno giocato altre partite che erano comunque, diciamo così, calendarizzate, come Saluzzo Sanremese per ieri, rinviata data da destinarsi, erano calendarizzate Casale Varese, Fossano Sestri Levante, Lavagnese Saluzzo, anche perché poi doveva essere già recuperata prima, poi hanno messo Saluzzo Sanremese che era un precedente recupero, è un casino la Serie D, me ne rendo conto, e anche Chieri Gozzano. Quindi voi mi direte, ma cosa ha giocato ieri? Sì, ne ha giocata una, ha giocato Folgore Caratese Caronnese, risultato finale 3-2 per la Caronnese, quindi vittoria in trasferta, classifica che di fatto non cambia. Nelle prime tre posizioni Bra e Pondonna 16 punti, primo posto, Dertona 14, sale però la Caronnese a quota 13, quindi speriamo di potervi raccontare poi il recupero del Vado con il Vado mercoledì e poi la partita ovviamente domenica allo stadio Riboli con la Lavagnese. C'è ancora una notizia, un'ultimissima del Bra che vi do, perché è una notizia che ha battuto l'ufficio stampa giallorosso. Io faccio sempre ridere Checco quando lo dico, perché l'ufficio stampa del Bra è Danilo Lusso. Esatto. Battuta alle 16:19 che Stefano Cuoco non è più un giocatore del Bra, il centrocampista milanese classe 2001 è stato diciamo così ufficializzato il suo trasferimento al Lentigione, serie di girone D vicino a Parma, giusto per essere precisi, la società che poi lo ringrazia per l'impegno e la serietà dimostrati con i colori giallorossi. Stefano, che aveva di fatto trovato poco spazio, 11 minuti a Casale, 7 minuti con la Sanremese, panchina per le restanti partite giocate dal Bra, effettivamente gli si dà questa occasione per giocare un pochettino di più. Allora, io adesso mi eclisso un attimo, perché giustamente devo, che come dice, quando riprendi fiato Danilo? Non lo so, lo riprendo. L'ossigeno serve per altre cause adesso. L'ossigeno serve per altre cause, bravo Checco, e poi tu ne sei una testimonianza forte anche in questo punto di vista, ma Checco è più forte di prima. Allora adesso andiamo in pausa canzone, così faccio pausa fiato, ci andiamo ad ascoltare una bellissima canzone, Amy Winehouse, Back to Black, lo sportivo di Lusso, Radio Brown the Rocks.
beh, diciamo che questo pezzo della grandissima Amy Winehouse, una grandissima voce, ce la ricordiamo questa canzone, ma anche le altre sicuramente hanno scritto pagine importanti nella musica. Allora, 17-18, lunedì 7 dicembre, rigorosamente on air, come piace dire a me in diretta, qua bisognerebbe mettere appunto, ma lo so che ci stiamo studiando, adesso lo mettiamo in vetrina il neon on air. L'ho comprato io. L'hai comprato, esatto, come lo vedete RTL, ma che RTL? Come lo vedete Radio Brown the Rocks, esatto. BOTL. Ma chi è RTL? No, non è vero, scherziamo, no? Ovviamente, allora, come detto, abbiamo fatto la carrellatina, chiamiamola così, poverina, insomma mi dispiace essere così scarno, ma purtroppo non posso inventarmi degli sport che non ci sono, o tipo Checco batte Danilo, no, non è vero, Danilo batte Checco 4-1. Esatto. Bravo, ho pensato lo stesso risultato. E vedi, allora 4-1 a te, 4-1 io, facciamo gara 3, la bella lunedì prossimo. Esatto, quindi non potendo inventarmi delle cose che non esistono, perché sarei ovviamente già meno credibile di quello che già sono, devo parlare di realtà. Adesso però io vi ho dato, dovreste essere stati attenti, vi ho dato più indizi, vi ho dato anche il nome, vi ho fatto vedere il volto dell'ospite di oggi. Io, come vi ho detto, in questi lunedì dello Sportivo di Russo voglio cercare di parlare di tutti gli sport di Bra, e con una lunga camminata, siamo a quota 43, ci stiamo riuscendo. Oggi parliamo di Dama, parliamo degli amici del circolo damistico di Bra, e lo facciamo con l'amico e presidente Giuseppe Pino Cramarossa, che è in collegamento telefonico. Ciao Pino, benvenuto allo Sportivo di Russo su Radio Brown the Rocks. Ciao Danilo, ciao a tutti. Stavi dicendo, quanto cazzo parla questo che non mi fa intervenire? No, assolutamente. Io non sono veloce come te a parlare, perché come giustamente hai detto, siccome la dama è un gioco tranquillo dove bisogna ponderare le mosse, giustamente io parlo con calma, capisci? Non bisogna essere precipitosi. Esatto. Sì, difatti, Checco, ci scherziamo sempre su questo, perché mi dice: Madonna Danilo, sei una macchinetta, una mitraglia, io sparo sempre o le dirette Facebook o il prepuntato, l'inizio di puntata, io sono un po' abituato, però effettivamente poi quando c'è la pausa canzone sono contento, oltre ad ascoltarmi la canzone insieme, per prendere fiato, quindi così prendi fiato, fiato. Allora Pino, innanzitutto benvenuto allo Sportivo di Lusso, come ho detto mi fa molto piacere che insomma in questo spazio sportivo del lunedì parliamo di Dama, parliamo del vostro circolo, ma io prima di parlare del circolo e del tuo ruolo di presidente voglio che così insomma giusto per ridarci un po' di infarinatura, soprattutto anche quelli meno avvezzi, perché comunque ci va pazienza, ci va costanza, spiegaci un pochettino il gioco della Dama, perché qualcuno magari se l'è anche dimenticato. Giocate a Dama, ecco. Certamente. Posate allora, i cellulari e giocate a Dama. Ecco. Innanzitutto voglio salutare le migliaia di persone che sicuramente si staranno mettendo in contatto con la radio, stanno ascoltando la radio in questo momento, perché sicuramente saranno tanti, perché conosco parecchia gente tra giocatori di Dama e amici che mi seguiranno. Ma quindi, sai perché? No, premesso, ti fermo. Sai perché? Checco, no, sovrano col regista, perché mi dice questo? Perché gli ho rotto talmente le balle in questi giorni. Mi raccomando, Pino, condividi che siamo in diretta, facci ascoltare. Quindi, bravo che l'hai detto. Bravo, Pino. Benissimo. Ecco, e allora parliamo un attimino appunto di questo gioco della Dama. E proprio in questi giorni, nei giorni proprio delle vacanze di Natale, così, che io ho iniziato a giocare praticamente a Dama. Ho iniziato a giocare a Dama, questo qua si parla di molto tempo fa, quando io avevo circa 8 anni, e un mio zio, che era un maestro di Dama, Francesco Bartoloni, il suo nome, dal quale prende il nome il circolo braidese, Francesco Bartoloni, e lui mi insegnava a giocare a Dama nel retro della tombola. Avete presente quando si giocava a tombola, che a volte sui retri di cartone c'erano disegnate la dama? Le pedine, cosa utilizzavamo che non le avevamo? Utilizzavamo i numeri della tombola, da una parte girata dalla parte dei numeri, dall'altra parte senza numeri, per fare i bianchi e i neri. Esatto, e lui lì mi insegnò a giocare a dama. Questo gioco della dama è un gioco molto antico, comunque, a parte la mia età, è un gioco che arriva addirittura stavo bevendo un bicchiere d'acqua, che cosa stava bevendo, gli sta andando di traverso, esatto. È un gioco molto antico, perché
Addirittura deriva dagli antichi, addirittura dagli egizi, no? Dove si giocava proprio sulle pietre, si giocava. Quindi è da tanto tempo che c'è questo gioco. Poi la Federazione Italiana dal 1927, se non erro, è iniziata a, diciamo, a spargere proprio questa disciplina a livello nazionale, certo. Dove il gioco della dama è diventato semplice, l'hanno fatto diventare semplice con le logiche, le regole della dama italiana. 1924, Pino, ti correggo. 24, bravo, avete fatto bene a fare la cosa, la ricerca. Esatto, esatto. E quindi cosa succede? La dama, la diversità che c'è tra la dama e gli scacchi è che mentre a scacchi si gioca in una maniera sola, cioè quella in tutto il mondo, la dama ha molte più possibilità perché non c'è solo la dama italiana, che è quella che giochiamo normalmente noi, ma c'è la dama italiana, c'è la dama internazionale, c'è la dama brasiliana, la dama francese, la dama inglese, la dama russa, la dama pool, la dama turca. Ce n'è di tutti i gusti, ecco. Esatto, la bionda, la mora e la rossa, ecco, esatto, quindi abbiamo fatto un po' tutti i gusti, esatto. Esatto, e quindi questo è, diciamo, il gioco della dama. È chiaro che noi parliamo, stiamo giocando, giochiamo in Italia, insegniamo la dama italiana e lo facciamo, l'abbiamo fatto molte volte nelle scuole, siamo andati a fare laboratori scolastici alla Madonna Fiori, alla scuola elementare di San Michele, ho insegnato, diciamo, ai salesiani durante il periodo estivo, quando c'erano state ragazzi, così. E quindi si andava dai ragazzi, si insegnava questo gioco della dama, dove prima di tutto si parlava di regolamenti. I regolamenti sono parecchi. Chiaramente quello che conta è molto importante è che si è obbligati a mangiare, a prendere il pezzo. Cioè, certo. Questo qui è l'obbligo. Io al comune di Bra avevo fatto un video dove c'erano tutte lezioni di dama che il sindaco Giovanni Fogliato me l'aveva appunto chiesto, perché c'era questo, diciamo, chiamiamolo così tra virgolette, pericolo del Covid, me l'aveva chiesto verso febbraio-marzo dell'anno scorso, sì. E, no, di quest'anno, febbraio-marzo di quest'anno, e avevo fatto questo mini corso. Bellissimo, dove spiegavo, tra l'altro, Pino, te lo devo dire, io l'ho seguito tutto, bellissimo, no, veramente, è bello. Non è uno scherzo, non è detto no, con ironia, questa volta lo diciamo sul serio, veramente è stato fatto, sì, bene, serio. Sì, è venuto veramente bene, sì, serio, ma poi dopo se così, ogni tanto devo rifarlo perché c'era mia moglie che arrivava di là e mi diceva, senti, ma tu cosa mangi? Mangio la pedina. Non la piadina, la pedina. Esatto. E sei obbligato, è appunto. Esatto. Allora, senti Pino, io faccio così, sì. Ti fermo un attimo perché giustamente noi siamo in diretta, andiamo anche in pausa canzone, prendiamo fiato, andiamo in pausa canzone, torniamo, poi ci sono alcuni aspetti che voglio toccare, ad esempio la partnership con Laido che voi avete, che è importante, che Laido punta molto sul mondo dello sport, anche del sociale, è stato ospite di Humanity con Samuel, quindi Laido che comunque è stata fresca Radio Brown & Rocks, avete fatto anche i video durante il primo lockdown su YouTube, il canale del comune di Bra, avete fatto l'attività in biblioteca con i bambini. Insomma, voglio che ce ne parli un pochettino, ma poi parliamo anche del circolo, ovviamente da Mistico, fino alle 17:50-55. Rimanete connessi. Adesso però ci andiamo ad ascoltare il prossimo pezzo che è Back Loser, lo sportivo di lusso, Radio Brown & Rocks. A tra poco.
because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So rientriamo allo sportivo di lusso. Parlo io, ma solo per una questione tecnica. Danilo adesso sta un attimino facendo sentire un ospite che ci ha mandato un audio. Danilo, prova a mandarlo a vedere se si sente. Ciao Brandy Rock, sono Melissa. Adoro un sacco giocare con mio nonno Adama. Ciao. Che carina Melissa. Hai sentito Pino? Ho sentito. Tua nipote che ci manda gli audio. Pino, no, dovevi vedermi come i potenti mezzi della tecnologia. Ho preso proprio nel vero senso della parola il microfono in braccio, sì, l'ho ruotato verso normale, il computer normale, per far sentire l'audio. Esatto, quindi sono un po' impazzito, però volevo farti sentire. Salutiamo ovviamente tua figlia. Ciao Melissa. Ciao Elena, ciao a tutti. Tua figlia Elena, Mattias non si può salutare. Vabbè, l'hai salutato. Tua nipote Melissa, ma soprattutto tuo genero Mattias. Esatto, va bene. Esatto, cuore nerazzurro Mattias, cuore nerazzurro Pino. Io ovviamente anche io sono un po' cuore nerazzurro. Esatto. Allora, bravo. Allora, siamo ritornati in diretta 17:31, questa puntata 43 dello Sportivo di Lusso, lunedì 7 dicembre. Stiamo parlando di Dama e del circolo damistico di Bra. Allora, ti faccio una domanda. History Corner, angolo della storia, quando è nato il circolo damistico a Bra, Pino? Nel 2011, credo. Pensavo dicessi 1911. 1911, sono bello andato. Ed eri già presidente, esatto. Sì, praticamente ero presidente e ho continuato ad esserlo, anche perché comunque a Bra, diciamo, non siamo molti. Più che altro facciamo tante attività nelle scuole, siamo, diciamo, penso 6-7 giocatori a Bra. Poi logicamente, se andiamo ad aggiungere tutti gli altri che sono a Fossano, a Cuneo, a De Monte, a Cosa Dronero, e quindi ci sono anche altri giocatori in queste altre città, automaticamente la provincia di Cuneo è abbastanza ricca, diciamo, di damisti. Meno male. E ci spostiamo molte volte a Torino, certo. Facciamo delle gare, andiamo in giro a fare le gare molto lontane. Tra l'altro so che fa parte del gruppo di giocatori anche Federico Pace, sì, di Dama, giusto? Chi? No, Federico Pace fa parte del vostro gruppo, giusto? Di giocatori, sì, di Dama. Esatto. Federico, esatto, che sì, diciamo sì, che sono, allora, lui ed Enrico Sunda sono le due grosse colonne dei gruppi Facebook braidesi. Enrico Sunda per Bra di tutto di più, che saluto anche Federico con Passeggiando per Bra, Amici e Cascato l'Occhio. Quindi certo, iscrivetevi certo a questi due gruppi, grossi gruppi di Facebook, dove comunque ci danno sempre un occhio sulla città, a parte che purtroppo qualche volta ci sono anche delle polemiche, ma lì, insomma, sta nel buon, diciamo,
diciamo così, nel buon date, come si dice in piemontese, degli utenti e degli iscritti. Non ve lo traduco, esatto, perché, però esatto. l'avete capito. Allora, siete nati nel 2011, avete fatto un sacco di cose, però c'è stata una partnership che è nata negli ultimi anni e che vi ha dato sicuramente un altro lustro, che è quella dell'AIDO, dell'associazione L'AIDO, esatto. Donatore di donazione di organi, tessuti e cellule, tra l'altro AIDO che è stata ospite l'altra settimana a Humanity con Samuel, il presidente Gianfranco Vergnano, presidente di BRA, poi anche segretario nazionale, che vi hanno dato un appoggio importante, Pino. Molto, molto, grandi appoggi, anche perché senza, diciamo, il loro aiuto non saremmo riusciti a organizzare dei campionati addirittura di livelli nazionali a Bra, e ne avremmo fatti, penso, insomma, tipo 3-4 campionati nazionali a Bra, arriva gente da Bologna, da una volta da Venezia, anche dalla Sicilia. Bra che ospita i campionati nazionali è sempre sicuramente un grandissimo risultato per una città di 30.000 abitanti. Certo. I trofei da sempre, diciamo, è sempre stato il trofeo primo classificato assoluto di categoria, è sempre stato offerto appunto dall'AIDO, che ci ha aiutato moltissimo, e poi dopo ci hanno anche aiutato a cercare i locali per poter organizzare appunto la gara, perché molte volte per organizzare una gara di dama è chiaro che ci vanno dei locali un pochettino ampi per poter mettere i tavoli, perché comunque a Danilo ieri gli ho inviato un'immagine, delle immagini in più oltre la mia foto, così, del campionato nazionale di dama che si era svolto a Parma. Se uno guarda quelle immagini, un pochettino ti rendi anche conto, no, della mole delle persone che giocano appunto a dama, che spazia da età di 8-9 anni arrivare a anche 80-90 anni. E infatti mi hai iscritto, ti ho inviato 4 foto, di cui una campionato nazionale a Parma, così ti rendi conto della grande partecipazione a questo sport. Poi mi hai scritto: ciao Danilo, e forza Inter, ma lo leggo perché comunque mi fa piacere il modo in cui mi hai salutato. No, sono foto sicuramente molto belle, una di queste è quella che ho utilizzato per la pubblicità social. Senti Pino, voi nella prima ondata del Covid, nel primo lockdown, avete messo su un'iniziativa molto bella che io vorrei che ci, insomma, parlassi brevemente. Sul canale YouTube del Comune di Bra avete messo alcuni video di un corso di dama online gratuito come circolo damistico, dove tu, ce n'è uno di 38 minuti dove tu con una mega dama spieghi tutte le mosse, spieghi come giocare. Io l'ho visto tutto, giuro. Checco si è allungato il naso di Pinocchio e sono sicuramente delle belle iniziative, anche oltre che per riempire quel grosso momento brutto che era il primo lockdown, ma per comunque incentivare il gioco della dama. Esatto, e in più noi, oltre che fare questo, diciamo, noi come giocatori di dama, diciamo, i tesserati di tutta Italia, soprattutto del Piemonte, abbiamo anche organizzato dei sabati e delle domeniche dei campionati di dama internazionali e nazionali, cioè di dama italiana e di dama internazionale, su un gioco diciamo su online, e quindi abbiamo fatto le gare dove ci si iscriveva tipo, che ne so, le 3 del pomeriggio, e poi magari un'altra gara era le 9 di sera, e ci si iscriveva e potevi giocare appunto, giocavi il campionato, facevamo il campionato proprio su un sito che si chiama Play OK, dove chi vorreste giocare a dama, scacchi, ogni tipo di gioco, e anche lì è gratuito, ti iscrivi e poi puoi giocare con altre persone, no? Giocare con altre persone, e quando c'è una gara viene segnalata, torneo, si vanno alla zona tornei, viene segnalata e puoi giocare. Quindi per il momento noi ci atteniamo, diciamo, a fare anche un lavoro del genere, perché poter organizzare una gara di dama reale come era prima, per il momento è una cosa abbastanza impossibile, perché le pedine le devi toccare,
Non è che possiamo andare imbardati con gli scafandri e fare il campionato di dama, capite? No, beh, assolutamente. Quindi, poi sei comunque davanti, cioè, dalla parte opposta tua del tavolo, c'è comunque l'avversario e bisognerebbe veramente andare vestiti come gli infermieri negli ospedali, obiettivamente non ha molto senso. Ma poi devi concentrarti, devi pensare che stai lì con tutti quello che fai, le visiere, no, assolutamente. Quindi noi stiamo aspettando con ansia il termine di tutta questa pandemia per poter iniziare normalmente a giocare le nostre gare, dando la mano al nostro avversario, come sempre ho spiegato e ho fatto vedere nello sport ai ragazzi, e quindi ritornare, diciamo, a queste origini che erano veramente molto belle. E quindi le nostre iniziative, tolto questo questo corso che ho fatto, che serve appunto, se qualcuno vuole andarlo a rivedere nel periodo invernale o adesso così sotto Natale che uno è a casa in famiglia, nei limiti del possibile può mettersi lì a giocare a dama con il papà, il nonno, lo zio, oppure con zio Pino, zio Pino Camarossa, oppure con zio Pino, che vuol dire perdere a giocare con te a dama, perché sei riuscito a perdere una volta, no, perché giocare con te a dama vuol dire perdere, perché sei una macchina da guerra, quindi obiettivamente se io sono bravino, ma ci sono anche dei giocatori veramente molto più forti. Ti annoveri comunque tra i bravini. Quando Ronaldo andò all'Inter, Ronaldo andò all'Inter, dissero: questo è il Pino Cramarossa del calcio. Ronaldo, quello vero. No, quello robotizzato che gioca in un'altra squadra. Pensate ragazzi che nella dama abbiamo un campione mondiale in Italia che si chiama Michele Borghetti, che se tutto andava bene ero dell'idea di farlo venire a Bra quando c'era Sport in Piazza, perché questo Michele Borghetti è stato in grado di fare Varigotti o da qualche parte, no, a Varazze, ha fatto una simultanea con ben 23 giocatori, lui era bendato, ha vinto 16 partite e ne ha pareggiate 7, cioè è un mostro, proprio. Tu immaginate questo qui che muove, gli dicono il numero della mossa che ha fatto, che ne so, tipo la damiera numero 12, no? E lui risponde alla damiera numero 12, poi passa alla damiera numero 13. Quindi andiamo ad immaginare. Tutto a memoria, cioè, quindi lui c'ha le damiere in testa. Esatto, damiere in testa. Infatti voglio dirvi anche a voi che ci ascoltate, io e Checco giochiamo come lui, però se noi ci bendano per giocare a dama prendiamo subito lo spigolo del tavolo la nostra partita è già finita prima di iniziarla. Allora senti, Pino, secondo pit stop musicale, adesso siamo verso sera, verso cena, ma chi se ne frega, noi ci ascoltiamo Mezzogiorno di Jovanotti, poi torniamo con ancora due cosine, poi i saluti perché ci avviamo verso la conclusione. Molto bene. Tu rimani benissimo. Lì, lo sportivo di Gusso Radio, Brown the Rocks. A dopo. Caselli d'autostrada, tutto il tempo si consuma, ma Venere riappare sempre fresca dalla schiuma. La foto della scuola non mi assomiglia più, ma i miei difetti sono tutti intatti. E ogni cicatrice è un autografo di Dio, nessuno potrà vivere la mia vita al posto mio. Per quanto mi identifichi nel battito di un altro, sarà sempre attraverso questo cuore. E giorno dopo giorno passeranno le stagioni, ma resterà qualcosa in questa strada. Non mi è concesso più di relegarti i miei casini, mi butto dentro vada come vada. Siamo come il sole a me. Giorno, baby, senza più nessuna ombra intorno, baby, siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna ombra, più nessuna ombra intorno. E poi un bacio e poi altri 100. Teoricamente il mondo è più leggero di una piuma, nessun filo spinato potrà rallentare il vento, non tutto quel che brucia si consuma. E sogno dopo sogno sono sveglio finalmente, per fare i conti con le tue promesse.
un giorno passa in fretta e non c'è tempo di pensare, muoviamoci che poi diventa sera. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna ombra intorno, baby. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna. Gente che torna, gente che sta, il sole se la ride in mezzo al cielo, guardare noi che ci facciamo il culo è un gioco, mezzo giorno di fuoco e un lampo, sulle armature in guardia, niente da capire, mi specchio, in una goccia di sudore. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby. Siamo come il sole a mezzogiorno, senza più nessuna ombra intorno. Siamo come il sole a mezzogiorno, senza più nessuna ombra intorno. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby. Siamo come il sole a siamo come il sole a mezzogiorno, Checco, è questa la canzone, perché siamo io e te, quindi io l'ho ribattezzata sì. Così Mezzogiorno Giovanotti alias Lorenzo Cherubini, 17.45, lunedì 7 dicembre, puntata 43 dello Sportivo di Gusto su Radio Brown the Rock. Sono una macchinetta, Checco, devi fare. Sì, fartene... no, no, io non ti seguo. Sono... devi fartene sono... una ragione. Io ho già finito quello sono che volevo dire. Sono ancora fermo Ivano Lacorte che fa l'inizio della puntata. Io ho già finito quello che volevo dire. Nel mentre ti ho già mandato anche quel paese, non te ne sei accorto. Oh, stai vedi, sorridendo. Vedi come vedi, sono bravo. È finito tutto. Allora, Pino, non spaventarti. Facciamo un po' gli scemotti, però ovviamente. No, mi spavento. Cioè, siamo sempre in collegamento telefonico con il presidente Pino Cramarossa del circolo damistico di Bra, sempre. Allora, vabbè, innanzitutto noi abbiamo fatto i deficienti prima con la battuta dello spigolo, però quando finirà questa brutta storia del Covid, esatto, fatti un nodo al fazzoletto, portaci a Bra il super campione di dama, eh? Ma certamente faremo il possibile. Così anche a livello... ma, una bella intervista anche un bel lui, passaggio in radio. Se non riesco con lui, abbiamo anche un grande maestro, Loris Milanese, che è a Torino, e quindi trovo anche lui, non c'è problema. Dai, dai, super ospiti della dama. E io e Danilo facciamo la partita, noi non bendati, contro la persona bendata. Dai, ci vogliamo provare, ci alleniamo. Sarà dura, sì, sì, io un po' Adamo ho giocato, però sarà dura, ma ci proveremo, ci proveremo. Senti Pino, tra le tante cose braidesi che avete fatto con tutto il vostro circolo, c'è anche una bella iniziativa con la biblioteca, no? Il fatto di comunque dell'imparare a giocare Adamo in biblioteca. Esatto, esatto, questa è una cosa molto carina, dove praticamente i ragazzi potevano appunto venire in biblioteca. L'avevamo fatto una volta il sabato mattina, sono venuti dei ragazzini, abbiamo provato a insegnargli un pochettino le regole, le mosse della dama, e diciamo che quando finisce tutto una cosa del genere, vorremmo ripartire da lì. E logicamente senza mai mollare quello che sono i laboratori scolastici che sono alla Madonna Scuola Madonna Fiori a San Michele, perché è stata una cosa veramente molto molto carina, anche perché poi al termine dell'anno fanno una specie di, come chiamiamolo, saggio, sì, dove i ragazzi dimostrano un attimino anche che cosa hanno imparato. Qualcuno addirittura siamo riusciti anche a portarlo a fare le gare, nei nostri campionati, no? Portarlo a fare le gare nel nostro campionato, giocando come amatoriale, in maniera amatoriale. Abbiamo fatto anche delle gare per ragazzi quando sono stato in parallelo, chiamiamolo, alla gara nazionale, e tanti ragazzini sono venuti dalle scuole, hanno giocato, sono divertiti tantissimo, e continueremo a andare avanti su questa strada al termine del Covid, appunto. Assolutamente. Sperando che diciamo che la gente abbia di nuovo, ma sicuramente avrà voglia di riprendere. Poi giocavamo sport in piazza, e lì vedevate anche voi sport in piazza, che
c'erano anche tanta gente che venivano a giocare a dama, scacchi. Guarda, guarda Pino, io ti dico una cosa. Allora, lo sportivo di lusso è nato perché io ho voluto dare una tonalità sportiva a Radio Brande Rocks, un angolo dello sport, ed è nata questa trasmissione sotto, diciamo così, la mia conduzione, per forte volontà. Gli ho totalmente le balle, ma perché poi lo sport a Braio è una fetta veramente importante. Ma io prendo spunto con tutte le puntate, io mi vado a rivedere, io mi penso, ho l'immagine in testa, o la mia mappa mentale di sport in piazza. Io cerco di invitare gli ospiti ricordandomi un po' quelle che sono state ovviamente in presenza, o quella di quest'anno con gli stand statici, sport in piazza. Anche mi vado a rivedere le foto, perché poi è quello il vero sport braidese, queste realtà qui che hanno il loro angolo, che una volta all'anno cercano di promuoversi, e quindi è lì io cercherò ovviamente di finire questo giro, ma poi di continuarlo, perché sport in piazza è veramente qualcosa di bello. Senti, io devo giustamente, perché sennò poverina continua a scrivere e io non la calcolo, devo salutare e ringraziare la simpaticissima Fiorella Nemolis, che ci ha bombardato di messaggi al nostro numero WhatsApp 349 192 7726. Te ne leggo solo alcuni. Bravo Danilo, vai 100 all'ora, proprio come gli speaker sportivi. E certo, io dico io. Ciao, esatto. ciao Pino, geniale, Pino un mito, mi ricordo di lui in negozio, lei parla di MAP, comprava i giochi della dama. Questo ci scrive Fiorella. Esatto. Sì, è mia figlia, addirittura a quel tempo giocavo anche un po' a scacchi, e mi ha regalato una scacchiera ai miei 50 anni, una scacchiera da MAP. Dove era molto bella, che ce l'ho ancora lì, la conservo ancora lì. Indiani contro praticamente i cowboy. Indiani contro, è bellissima, cioè tutta fatta a mano, bellissima. Bella. Saluto anche Fiorella, certo, molto volentieri. E lì ci metteva mano Marzio Avalle, ovviamente, esatto, che oltre a essere il marito di Fiorella, poi mia, l'anima inventiva MAP, che insomma, esatto, i nostalgici braidesi se lo devono ricordare in via Principi di Piemonte. Abbiamo fatto pubblicità a una realtà che non esiste più, purtroppo, ma comunque che è rimasta nel cuore di tutti i braidesi. Ciao Fiorella. Allora, parte di c'era una volta bra, esatto. C'era una volta bra. Senti Pino, allora adesso ci facciamo l'ultimo pit stop musicale, poi rientriamo, saluti, dove io ti chiedo di dare le coordinate a chi interessa giocare a dama, che cosa deve fare per contattarmi, e poi ci salutiamo e chiudiamo la puntata 43 adesso con gli Stereophonics, C'est la vie, lo sportivo di Lusso Radio Brande Rocks. A tra pochissimo. Yeah, you believe you're the king of the jungle. You got the t-shirt, do you know how the song goes? You're looking good, but the fact is you're lazy. But people love you 'cause you're funny and crazy. 7-Eleven, buy a six-pack of beer. If there's a party, you're the last one to leave it. It's not too late, we could stop all the dreaming. Get out this town, look around, we don't need it. Hell and heaven, they can wait for you, so go and do. Such is life and the
Stereophonics, c'est la vie, questo pezzo che ci ha dato un po' di carica in questo lunedì freddo, dove domani dovrebbe di nuovo arrivare la neve, un po' di nevischio questa notte, ma speriamo poco perché abbiamo voglia di muoverci in sicurezza, rispettando le regole. Ovviamente, mi raccomando, ci raccomandiamo con voi. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, caro Pino, che è ancora qui incollato al telefono, sta impazzendo. Sono qua, c'ho l'orecchio che brucia. Hai l'orecchio che bolle. Devi mettere gli auricolari quando ti chiama Danilo. Esatto, perché poi esatto, sono una pentola a pressione. Allora, andiamo verso il rush finale, siamo nella volata finale della puntata 43 dello Sportivo di Lusso. Io, come ho detto prima della canzone, voglio che ci dai, Pino, le coordinate per chi ama la dama, gli piace, vuole cimentarsi, che cosa deve fare per contattare non un gruppo a caso, ma voi del Circolo Damistico Braidese. Molto semplice, basta mandare un messaggio al mio numero e se è interessato viene automaticamente inserito nel gruppo WhatsApp della Dama Bra, oppure Dama Piemonte, se addirittura piacere di essere diciamo iscritto. Esatto. E quindi, che io, allora, se mi permetti, lo leggo in diretta al tuo numero di telefono, perché tanto, pure, tanto tua moglie non è gelosa. Allora, no, figura. Allora, 338 111 49 29, ripeto, 338 111 4929, Giuseppe Pino Cramarossa, presidente del Circolo Damistico di Bra. Quindi segnatevelo, esatto, e contattatelo quando volete provare a giocare a dama. Poi io gli spiego un po' tutto, poi magari anche dove un domani che è tutto finito, dove eventualmente ci si incontra il venerdì sera per fare due partite così semplici, tranquille. Esatto, perché voi adesso lasciamo da parte un attimo il Covid, quando la situazione lo permetterà, dove vi incontrate di solito e qual è la vostra sede? Normalmente noi andiamo alla società Conciapelli in corso 4 novembre. Società Conciapelli, ah ok, sì. Società Conciapelli, sì, un tempo andavamo alla sporgente, ma certo, adesso la sporgente è un po' tutto chiuso, quindi... Società Conciapelli, esatto, in corso 4 novembre. Esatto, vicino alla nostra amata Via Pertini, tua ex, mia ancora, esatto, ancora per poco, perché poi diventerò sanfredese, frega niente, ma l'ho detto. Esatto. Il sanfredese di lusso. Farò il sanfredese di lusso, esatto. Il braidese di lusso. Esatto. Allora, Pino, io purtroppo te devo salutare perché... È stato un piacere per tutti. Sono le 17.55, non cambiate frequenza, perfetto, virtuale, perché tra 5 minuti ve lo dico, io faccio sempre, a me non mi pubblicizza mai nessuno, no non è vero, lo fate, non hai nessuno prima, no ma lo fate nel weekend, si fa la mattinata con la playlist, alle 18 ci sono Checco, c'è Eddie, c'è Kilma, insomma ci sono gli amici di Lunedì Film, quindi rimanete connessi perché si parla di cinema, si parla di film, si parla di tante cose belle, quindi mi raccomando, state lì amici di Radio Brown & Rocks. No, mi ha fatto molto piacere a me, ti ringrazio anche per la tua simpatia, il tuo essere gioviale. Grazie a tutti, agli ascoltatori, tutti quanti, esatto, e ai damisti in genere. Ai damisti, il tuo essere gioviale, esatto, mi raccomando, giocate a dama, fatelo nelle vacanze di Natale, ma fatelo anche nel resto dell'anno, perché non si gioca a dama o a tombola, esatto, soltanto a Natale. Ecco. No, assolutamente. Allora, e mi raccomando, si gioca anche in spiaggia, e ricordati, ricordati la promessa di portarci un campione della dama a Bra, ok? Molto volentieri. Grazie Pino, tutti, un abbraccio, ciao, a presto, grazie. Ciao Pino. Ciao. Pino. Allora, abbiamo salutato Giuseppe Pino Cramarossa, amico e presidente del Circolo Damistico di Bra. Allora, siamo veramente in chiusura, amici di Radio Brown & Rocks, amici sportivi. Allora, si chiude la puntata numero 43. L'appuntamento, allora, abbiamo ancora due puntate prima della sosta natalizia, lunedì 14, lunedì 21 di dicembre. Quindi l'appuntamento è lunedì prossimo, 14 dicembre, sempre rigorosamente in diretta qui in Via Giannoglio dalle 17 alle 18. Io naturalmente vi auguro buona serata, buona settimana, grazie Checco per la regia. Grazie a te. Viva lo sport e join the club dal vostro Danilo Lusso, speaker sportivo. Ciao. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame et messieurs. In diretta dagli studi di Via Giannoglio di Brown & Rocks. Lo Sportivo di Lusso. Andiamo per...